Ciao ragazzi, siete alla ricerca di carte e videogiochi vintage non? Allora il Video Jay's Shop è quello che fa per voi. Negozio ubicato a Pesaro, in via Giambattista Passeri al 54. Al suo interno troverete una vasta gamma di carte collezionabili, dalle ultime espansioni al vintage da collezione. Potete trovare anche videogiochi di nuova generazione e per gli appassionati del videoludico vintage un mondo da riscoprire. È disponibile tra l'altro il servizio di spedizione per tutta Italia. Allora cosa aspetti? Vai subito a farci un salto, trovi il link in descrizione. Ciao a tutti, io sono Nick, bentornati sul mio canale. Oggi siamo qui ragazzi perché volevo darvi alcuni consigli molto veloci. Come tanti di voi sapranno, in questo ultimo periodo le Shining Legend hanno fatto uno zompo della Madonna ragazzi. Infatti questa espansione, da che non era cagata da nessuno praticamente, suo valore è tipo triplicato, se non di più. Infatti in questo momento va moltissimo come espansione. E questo ultimo periodo nelle edicole italiane stanno ridistribuendo le mini tin da due bustini di leggende iridescenti ragazzi, quelle reimpacchettate dalla Jadis. Un consiglio che vi do ragazzi è di correre in tutte le edicole che vedete e provate a vedere se al loro interno trovate queste mini tin, perché il prezzo di questa espansione sta salendo a livelli stellari. In alternativa ragazzi, se volete puntare su questa espansione, e io ve lo consiglio tantissimo, ci sono alcuni siti che ancora vendono qualche tin per quanto riguarda questa espansione. Se cercate bene su Amazon riuscite a trovare ancora qualcosa, ma c'è qualcosina anche su Card Game Club, però i prezzi stanno veramente raddoppiando per quanto riguarda queste tin, quindi se dovete comprarle vi dovete un po' spicciare, mettiamola così. Qualcosa comunque riuscite ancora a trovare, ma punterei tantissimo sulle edicole ragazzi, perché ne stanno distribuendo tantissime, probabilmente sono rimasti in magazzino, quindi vi conviene correre e andare a vedere se le trovate. Io purtroppo non posso uscire, sono in quarantena, quindi non posso andare a depredarle, però do questo consiglio a voi, così riuscite magari a trovare qualcosa di carino. A dimostrazione di ciò che sto dicendo ragazzi, vi faccio vedere adesso qui di fianco a me, qui sopra, alcune vendite che sono state fatte su eBay in questi ultimi giorni ragazzi. Le robe di Shining Legend stanno andando ad un prezzo allucinante. Allora io mi giro di qua per guardare lo schermo, ma voi ce l'avete di qua. Come primo articolo ragazzi, qua abbiamo un cofanetto di Shining Legend, quello con le promozionali Shiny, venduto ad un prezzo di 290 euro ragazzi, è tantissimo, è praticamente quasi il triplo del prezzo di partenza di questa team, perché se non sbaglio questa team ai tempi costava massimo 70 euro se non sbaglio. Io l'avevo comprata un po' di anni fa, l'ho sbustata come un pirla. Però adesso vale all'incirca 300 euro, è tantissimo. Dopodiché vi faccio vedere ragazzi Shining New, un'altra carta che sta facendo uno zompo pazzesco. Infatti era una carta che valeva al massimo 20, 25 euro, 30 fino a un mesetto fa, un mesetto e mezzo fa. Adesso viene venduta tranquillamente a 70-80 euro. Questo è un venduto su eBay di 78 euro ragazzi per una singola carta. Poi qua abbiamo un'altra tin di Shining Legend venduta a 250 euro più 10 di spedizione, quindi tantissimo. Adesso le sue promozionali che vedete qui all'interno valgono moltissimo. Shining Lugia e Shining Selby hanno un prezzo davvero elevato in questo momento. Adesso vi faccio vedere qualche esempio. Qua abbiamo un'altra cosa nell'e-trainer box di Shining Legend, ma questo aveva già un valore molto alto tempo fa, perché comunque questa non l'hanno più distribuita, al contrario di queste tin con le promozionali, ed è stata venduta una a 258 euro poco tempo fa, quindi anche questa sta facendo un zompo spettacolare. Poi abbiamo un Shining Rayquaza, anche questa carta ragazzi non veniva cagata da nessuno, cioè veramente poco tempo fa stava 15 euro al massimo e adesso la troviamo ad un prezzo di 56 euro. Andar bene, perché costa ancora di più. Poi qui abbiamo uno Shining Selby, anche questa carta promozionale che si trova nella team che vi ho fatto vedere prima, venduto a 40 euro fino a poco tempo fa, anche questa non se la cagava nessuno e costava al massimo 15 euro, mettiamo tanto 15 proprio. Poi abbiamo un asset in inglese di Shining Legends, ragazzi qua abbiamo un asset completo venduto alla bellezza di 73 euro. Ma siamo matti? 73 euro, erano bustine che nessuno si cagava queste qua e adesso le hanno vendute ad un prezzo di 73 euro. Io ne ho, mi pare, due di asset, li ho tenuti da un bel po' di tempo, li ho usciti lì perché mi piacevano, adesso hanno fatto un zompo pazzesco. Qui ragazzi,
vi faccio vedere un'altra cosa, ovvero un set completo di Shiny Legend in giapponese che ha raggiunto un prezzo a dir poco allucinante. Infatti questo set completo di 9 carte è stato venduto ad una cifra di 400 euro. Un botto! Cioè queste carte qua non se le cagava veramente nessuno. E adesso hanno fatto un balzo di mercato pazzesco. E per questo che vi sto dicendo, ragazzi, correte in edicola a vedere se trovate queste tin con due bustine di leggende decenti, perché ne vale veramente la pena e ve le vendono a 9 euro, ragazzi. Però c'è da dire che comunque il pool delle giapponesi è differente rispetto a quello italiano, quindi c'è una leggera differenza. Queste sono un pochettino più difficili da trovare rispetto a quelle italiane e inglese. Qua abbiamo un Shane Luger, ragazzi, venduto a 56 euro, cioè praticamente quasi il prezzo originario della tin quando era uscita. E già questa è una cosa incredibile. Poi qua abbiamo un Shining OO, anche questo promozionale. Questo lo vendevano sealed nel pacchettino a pochissimo, tipo 5 euro, tantissimo tempo fa, e adesso è arrivato già a 33 euro. E questo è anche poco, perché l'ho visti vendere anche a più di 60 euro adesso. Qua abbiamo un altro Shining New venduto a 65 euro, quindi noccioline, perché ne vale ancora di più. Un'altra espansione su cui punterei tantissimo è Destino Sfuggente, ragazzi, già ve l'ho detto l'altra volta, però in questo ultimo periodo c'è stato un riassortimento delle tin in latta, perché ho visto sbucarne tantissime in italiano, non so da dove siano state prese, non penso siano parte di una ristampa, però tanti venditori adesso le stanno vendendo il trio completo, cioè Gyarados, Raichu e Charizard, a un prezzo di all'incirca 150 euro. Prezzo ancora molto, diciamo, plausibile, visto che sono 50 euro l'una, quindi potrebbe andare ancora bene prendere quel prezzo, perché tra poco, secondo me, aumenteranno a dismisura, ma tantissimo anche, perché sono praticamente le ultime, penso. Io invece in inglese hanno fatto la ristampa e su quelle riuscite a trovarle a un prezzo inferiore, quindi se cercate bene, quelle le pagate leggermente meno, ma non troppo, leggermente. Vi faccio vedere alcuni esempi, ragazzi, perché investire su Destino Sfuggente, poi vi faccio vedere. Allora abbiamo il trio di uccelli leggendari, persone normale, full art e hyper, venduta ad un prezzo di 45 euro. Prima non se le cagava neanche mia nonna. Qua c'è un'altra team di Charizard venduta, ragazzi, questa in italiano, ad un prezzo di 75 euro all'incirca. Quindi se riuscite a trovare le tre latte a 150, io vi consiglio di prenderle. Un'altra carta che era molto sottovalutata è sempre il trio di uccelli, però a mosaico, venduta a 25, una volta neanche a 10 la vendevi sta carta qui. Poi abbiamo un'altra cosa molto impressionante, questo Metagross, che si trova nella serie di Ultra Ball, sempre di Destino Sfuggente, quella col chettone gigante, venduta a 15 euro, una volta che questa qui a 5 non riuscivi a venderla. E sta salendo anche questa, quindi tutto il set di Destino sta comunque salendo. Qua abbiamo invece l'esempio che vi dicevo prima, tre latte di Destino Sfuggente a 151 euro vendute. Quindi se riuscite a trovarla ancora a questo prezzo in italiano, vi consiglio di prenderle, qualcosa secondo me comunque c'è in giro. E come ultima carta, sorpresa ragazzi, questo Rayquaza GX Jumbo, così a caso, in inglese venduto a 50 euro, così a casissimo, cioè la Jumbo 50 euro è una follia. Logicamente, ragazzi, non, cioè, prendete quello che dico con i guanti, perché i venduti di eBay possono anche essere a volte falsati, quindi andiamoci sempre con i guanti, insomma. In ogni caso, comunque, punterei tantissimo su Shining Legend, perché veramente sta salendo da matti. Quindi il mio consiglio è: comprate tutto ciò che vedete a poco, fra virgolette, e prendetelo finché siete in tempo. Niente, ragazzi, detto ciò, io concludo col video. Vi ho detto due cosette a veloce, giusto per informarvi di quello che sta succedendo nel mercato Pokémon in questi ultimi giorni. Fatemi sapere qui sotto se andrete alla ricerca di queste mini-tin, e magari se le trovate mandatemi una bella foto su Instagram. Detto ciò, ragazzi, come al solito, prima di concludere il video, passate dai gruppi Facebook qui sotto, ovvero quello di Pokémon Station e dalla mia pagina, passate anche dal mio amico BDJs, passate anche dal mio Instagram e dal mio Twitch, ragazzi, dove sto streamando praticamente ogni giorno. Con questo è tutto, ragazzi, io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao!